Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di RiZero3. Oggi siamo tornati in un nuovissimo episodio della carriera di F1-24 con il nostro Riccardo Bianchetti e la Kick Sauber su F1-24 appunto. Signori, siamo arrivati all'episodio numero 15, grazie mille a tutti del supporto che state dando a questa magnifica serie. Like, commento e condivisione subito, immediatamente. E se non sei iscritto al canale, fallo immediatamente, perché appunto così non ti perdi tutti gli episodi. L'ultima volta in Ungheria, nello scorso episodio, non siamo andati molto bene. Cercheremo di rifarci qui in Belgio, tracciato nuovo tra virgolette, è stato rifatto su questo F1-24. Vedremo che cosa riusciremo a fare con Kick Sauber che si sta migliorando. In questo fine settimana dovremmo essere molto forti e le migliorie non stanno smettendo di arrivare, quindi sono molto contento che si stia sviluppando la macchina e vedremo appunto se poi lasciarla durante l'anno, visto che sta diventando fortissima. Probabilmente riusciamo ad arrivare dietro Red Bull come potenza dell'auto, ma vedremo ragazzi, vedremo che cosa succede. Signori, quindi direi di immergerci subito nella nostra carriera pilota e let's go. Facciamo il breve riepilogo come al solito della carriera. Abbiamo stagione 1, turno numero 14. Messaggi abbiamo, stiamo dimostrando a Lance Stroll chi è il pilota più in forma. Sì, siamo 80, abbiamo raggiunto overall il numero 80, Lance Stroll invece 79. Abbiamo fatto riconoscimento questo qui, abbiamo da vedere gli specialisti. Prendo gli specialisti e poi andiamo avanti. Signori, abbiamo messo tutti gli specialisti, abbiamo fissato degli obiettivi. Adesso andiamo a vedere i dettagli del pilota, che ormai siamo 80 come overall totale. Veramente molto bravi noi con Riccardo Bianchetti. Pensavo appunto di non riuscire ad arrivare a 77, invece siamo riusciti. Un obiettivo molto molto difficile, ma ci stiamo riuscendo. La rivalità col partner di scuderia è 6-0 ragazzi, unilaterale totalmente. Bottas non sta dando per niente il meglio di sé. La valutazione pilota, Riccardo Bianchetti è in testa. Se arriviamo a 81 vinciamo il confronto con Lance Stroll, manco male. Il nostro pilota cresce veramente tanto, 80 di valutazione, 67 di esperienza, 79 di destrezza, 79 di riflessi, 82 di ritmo, 74 di concentrazione. Veramente il nostro pilota cresce a dismisura. Confrontiamoci con gli altri piloti, perché siamo alla pari di... No, Stroll ormai l'abbiamo superato in overall, lui è 79, sta scendendo. Magnussen invece dobbiamo superarlo ancora, e ormai non siamo più i piloti più scarsi, signori. Dopo che stiamo facendo quest'anno incredibile, stiamo grindando molto molto in alto e stiamo andando a prendere overall incredibili. Yuki Tsunoda alto 1,80 m, incredibile. Per quanto riguarda la macchina, questa è la cosa che ci importa di più. Abbiamo 0 punti RS, ma ragazzi, in questo weekend la Kick Sauber ha raggiunto l'Aston Martin. Cioè ragazzi, siamo al pari di prestazioni di Aston Martin e con anche Williams è al pari nostro pure. Kick Sauber è veramente forte. In realtà stanno arrivando altri aggiornamenti che ci porterebbero dietro a Red Bull, quindi vediamo come si sviluppa questa Kick Sauber, perché come potete vedere stanno arrivando veramente tanti aggiornamenti. Eccoli qui tutti: motopropulsore, resistenza, due telaio, e invece Valtteri Bottas un motopropulsore, un'aerodinamica, un telaio. Ragazzi, arrivano questi update, la macchina diventa fortissima, facciamo un salto di prestazioni incredibile e andiamo davanti a scuderie di alta classifica. Stiamo facendo un lavorone incredibile con la Kick Sauber. La classifica invece vede Riccardo Bianchetti in nona posizione a 82 punti, alla caccia delle Mercedes, ma veramente molto difficile. Invece la classifica costruttori, sesto posto con Kick Sauber, 85 punti. Signori, abbiamo fatto il riepilogo di tutto quanto, direi che possiamo andare ad affrontare il turno numero 14 di questo campionato, ovvero Spa-Francorchamps. Signori, allora andiamo a vedere che cosa succede qui in questo weekend. Vediamo una gara anche con pioggia, vediamo esattamente il meteo, se ce lo fa vedere. Sembra che partiremo con un buon meteo, poi andrà a diventare piovoso durante la gara, quindi non bene. In questo weekend di gara dobbiamo dare il massimo, anche perché Kick Sauber è veramente forte nei circuiti veloci e nei circuiti adesso soprattutto, visto che abbiamo potenziato la macchina. Noi ovviamente, ragazzi del video, ci vediamo in diretta all'interno delle qualifiche, invece noi in live andiamo a fare le prove libere. Ci vediamo in qualifica. 300 punti in banca dopo questa prova libera, benissimo. Andiamo ad acquisire esperienza, aumenta veramente di pochino la valutazione all'80. E niente, andiamo al tentativo unico in Belgio. Ci siamo signori, qualifica del Gran Premio del Belgio. Sarà molto difficile fare bene, secondo me, vista il passo della qualifica, ma noi ci proviamo. Scendi in pista, let's go.
Buon primo settore, veramente veloce la nostra Kick Sauber. Prendo un po' di detriti. Prendiamo P5, ragazzi. P5. Quinto posto di Riccardo Bianchetti. Questa Kick Sauber cresce e si vede. Mamma mia che forte. Come notate, ragazzi, quando ci sono dei circuiti dove serve il motore, la Kick Sauber risponde, ragazzi. Valtteri Bottas anche in ottava posizione rispetto ad Ungheria, dove eravamo veramente dietro. Anche Bottas ci stiamo riprendendo. A parte che vabbè che abbiamo aggiornato la macchina, ci sta. Ma proprio il fatto di questi circuiti veloci con potenza di motore, la macchina va molto più veloce. E qui questo lo dimostra. Ci mettiamo davanti a tutti praticamente. Siamo solo dietro a Ferrari e Red Bull. Incredibile, Riccardo Bianchetti e Valtteri Bottas lo fanno. Una buonissima qualifica. Signori, ci siamo. Gran premio di Belgio. Il nostro ingegnere è in silenzio totale. Non andrò a modificare niente, direi. Tranne la... Allora, in realtà c'è la gomma... Come posso dire? Potremmo mettere gomma bianca e poi sperare nella pioggia. Ma sarebbe veramente rischioso. Cosa vogliamo fare, ragazzi? Vogliamo provare a vedere... Ad mettere una gomma che ci permette poi il cambio direttamente con la gomma da bagnato. Avete scelto media intermedia? Andrò di media intermedia. Iniziamo la gara. Andiamo. Vai Bottas! Vai Bottas! Vai Bottas! Oh mio Dio! Vai Bottas, spingi! La Kick Sauber in quarta e quinta posizione, incredibile! Una partenza straordinaria da parte di due piloti Kick Sauber. Oh mio Dio, larghissimo! Mamma mia, che partenza, che partenza. Quarta e quinta Kick Sauber. E noi siamo con gomma media, ragazzi. Vediamo quanto guadagniamo sul rettilineo, signori. Stai da vedere. Guadagniamo tantissimo. La macchina è veramente veloce sul rettilineo. Guadagniamo veramente tanto sul rettilineo. Col DRS sarà ancora più facile. Da questo giro potrai usare il DRS. Andiamo a trainare Bottas. Spingi, spingi bene. Tre decimi. Verstappen prova la move su Sainz. E noi proviamo la move su tutte e due. Ci mettiamo in seconda posizione, ragazzi. Approfittiamo di questa bagarre per metterci al secondo posto. Come spinge questa Kick Sauber dopo gli aggiornamenti? Che sorpasso ha fatto. Mai visto questo, Carlo. Si mette sul podio Riccardo Bianchetti, ne mangia due. È un motore, è un jet, ragazzi, incredibile. Leclerc è velocissimo, ragazzi. Leclerc è velocissimo, 2-3 la distanza con Charles. Hai visto questo, Carlo? Incredibile. Cioè, se Leclerc giro veloce, 1.44.182. Giro veloce di Bianchetti con 1.44.167. Qualche decimo in meno rispetto al giro di Leclerc.
Adesso però avranno il DRS dietro. Due decimi, Max Verstappen. Sicuramente ci prova. Red Bull molto veloce, anche Sainz ci prova. Non mi difenderò. La battaglia è qui, signori. La battaglia è qua per il podio. Vediamo l'usura delle gomme come va. Ok. Va bene al momento. Verstappen e Sainz, ruota a ruota, incredibile. Non pioverà? Nel caso mettiamo le soft, ragazzi. Tocca mangiarseli. Oh, Sainz allarga. Mi voleva buttare fuori, ragazzi. Incredibile. Cerchiamo di allontanarci da dietro, così da perdere il DRS, da far perdere il DRS a Carlos Sainz. Sì, abbiamo una velocità sul rettilineo spaventosa, ragazzi. Difficoltà 105. Questa kick sauber sul rettilineo vola. E come vi avevo già detto, ragazzi, l'avevamo già analizzata all'Ungheria questa cosa. La potete vedere anche Bottas in quinta posizione, ragazzi. Cioè, comunque, per farvi capire che non è che è troppo scarsa lì, è proprio la macchina che su circuiti del genere va veramente forte. Leclerc è su un altro pianeta, ragazzi. 3 e 9. Leclerc è su un'altra gara totalmente. Leclerc è veramente totalmente su un'altra gara. Occhio a Sainz che ci prova e si rimette davanti. Carlos Sainz, la Ferrari veramente molto veloce in questo fine settimana. Leclerc ha le soft, è vero. Potremmo provare poi con le soft a vedere quanto veloce effettivamente. Ma in realtà tutti hanno le soft, ragazzi. Tranne me. Tutti hanno le soft tranne me. Comunque Bottas tiene il passo, ragazzi. È qui dietro. Cosa che ovviamente ci fa veramente bene. Teniamo la scia di Sainz. Boxa Leclerc. Boxa Charles Leclerc. Mi chiamano in box. Allora, ragazzi, soft sta vincendo. Ok, va bene, boxiamo allora. Non preoccuparti dell'obiettivo per ora. Si box allora. Grazie per aver votato, ragazzi, di Twitch. Ovviamente, ragazzi di YouTube che state guardando il video, vi invito a passare a vedere anche le dirette, perché così potete scegliere anche voi determinate cose durante la carriera. Eccolo Leclerc. Eccolo Leclerc. Ce l'abbiamo, è a gomma hard. Vieni Charles. E adesso abbiamo le soft, ragazzi. Dov'è Bottas? Perché non è più in quinta posizione? C'è Albon in quarta posizione, incredibile. Anche la Williams molto veloce questo weekend. Raga, tocca scappare. Stiamo fuggendo. Adesso con le soft andiamo veramente molto più veloci. Non avrà boxato? Dov'è? Eccolo Bottas, lo vedo. Ma no, ragazzi. No, è perché? È ottavo. Ma no, poverino. Albon ha già boxato. No, Albon ha già boxato, ragazzi. In quarta posizione legit. Anche la Williams molto veloce come la Kicksauber in questo weekend. Ora di scappare, ragazzi, ora di fuggire. Abbiamo fatto una strategia veramente, veramente bella. Riccardo Bianchetti, 1.44, 145. Corre Riccardo Bianchetti. Ragazzi, sto assetto è incredibile. Questo assetto è incredibile, cioè almeno con questa macchina. Sto assetto è incredibile. Cioè veramente mi dà il feeling di guida di F123. Forniscimelo, ragazzi, l'assetto lo trovate su Telegram. Non arriva la pioggia, ragazzi, abbiamo fatto quindi bene a mettere la gomma soft, assolutamente. Grazie ai consigli dei ragazzi di TikTok. Bravi, e sì, ma di Twitch, scusate. I ragazzi di Twitch hanno costruito la strategia. Grazie mille a tutti quanti quelli che hanno votato in modo giusto. Arriva la pioggia però, ecco. Arriva la pioggia, ma non credo si bagnerà il circuito, il tracciato in un giro, onestamente. Sta per succedere, signori. Sta per succedere. Ultimo giro. Ultimo giro per Riccardo Bianchetti. Last lap, come Charles, come Leclerc, signori. È arrivato
in Kickstarter quest'anno, dopo un anno in Formula 2 dove non è riuscito a vincere niente, purtroppo, dove gli è stato beffato il campionato all'ultima giornata, fa le ultime curve dopo un weekend straordinario, un'ottima qualifica, un'ottima macchina, un ottimo assetto, grazie anche alla gente che lo segue su Twitch, che gli fa da ingegnere, Riccardo Bianchetti, proprio come Charles Leclerc nel 2019. Le ultime due curve di Spa e si approccia alla sua prima vittoria in carriera, proprio come Leclerc la vince a Spa. Pensiamo subito alla prossima gara. Riccardo Bianchetti vince con la Kickstarter. Let's go! Ma che gara, signori! E grazie a tutti quanti i ragazzi in chat che hanno fatto la strategia bene. Eccolo che esulta. Mamma mia! Win di Riccardo Bianchetti. Difficoltà 105, ricordiamo, eh. Manco bassa. Eccolo! Il risultato di oggi non fa che rafforzare. La prima vittoria di Kickstarter e di Riccardo Bianchetti in questo Formula 1 24. Il Sassuolo vince! Il primo gran premio, incredibile. Un peccato, un grande peccato per Bottas, ragazzi. Mi dispiace un botto per Bottas, che da settimo passa a nono e poteva stare facendo una gran gara. Io spero abbia avuto problemi ai box o comunque qualsiasi cosa che... insomma. Però veramente peccato. Alexander Albon in quinta posizione. Mamma mia, la Williams. Serviva assolutamente quindi un risultato del genere per la Kickstarter. Disastro per Stroll in undicesima. Disastro per la Mercedes in sesta e fuori dai punti con George Russell. Andiamo a vedere la classifica. Vediamo, Riccardo Bianchetti ha quasi agganciato a George Russell. Siamo in nona posizione a pochissimi punti da Russell. Mamma, Piastri 19esimo, godiamo. Classifica dei costruttori che vede Kickstarter. Ci stiamo avvicinando alla Aston Martin. Sarebbe un sogno arrivare in quinta posizione, ragazzi. Impossibile. Ma non impossibile in realtà, perché ci siamo agganciati ad Aston Martin come prestazioni. Quindi vedremo, raga. Mamma mia che stagione, ragazzi. Valutazioni. Saliamo di 68 di esperienza. Saliamo di destrezza. Saliamo di riflessi. Saliamo di ritmo. Saliamo di concentrazione. Di un overall. La valutazione aumenta oltre la metà dell'80. Incredibile. L'apprezzamento va al 50-50 ancora. Abbiamo un 50-50 di apprezzamento. Un weekend di gara incredibile. Mamma mia. Che dire. Analista strategico, nuovo bonus sbloccato. Qua stiamo sbloccando un sacco di bonus, signori. Questo va super bene, perché qua prendiamo un sacco di bonus, miglioramenti della macchina. Raga, sapete che sto quasi pensando di rimanere in Kickstarter e di portarla alla gloria. Facciamo campionato 2025 e sfondiamo con Kickstarter. Però servirebbe un altro compagno di squadra, ragazzi. Cioè, Bottas non è buono. No! 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 No, però! Non puoi! I miglioramenti! Signori, c'è la pausa stagionale, noi ci vediamo al prossimo video. Questo è stato un grandissimo weekend di gara. Like, commento e condivisione come al solito. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e contro la descrizione per seguirmi su tutti i miei altri profili social. Importantissimo seguirmi su Twitch per appunto seguire anche le live che faccio tutti i giorni. Importantissimo. Ragazzi, veramente grazie mille a tutti del supporto. Spero vi stia piacendo questa bellissima carriera su F1 24. Un bacione a tutti e ciao da Ricky.